Fiore dal pub, Inter 3, Spezia 0. Normale amministrazione, una partita come una partita. Non guardare me. Una partita normale, una partita in un campo normale. Lo Spezia, lo Spezia, normale. Lo Spezia non ha detto un granché. Sta parlando un grande intenditore di calcio dietro di me. Grandissimi, segnato Lautaro con il sinistro, là davanti, qui davanti a me, non lo vedete, vediamo se si vede. Il cavalier custode dei piedi contrari, che dice che Lukaku non sa fare gol di destro, e Correa, e che ha fatto l'altro, non mi ricordo più. Ciapanoglu, non mi veniva più in mente. Milanista il ragazzo, ha un po' di buona fagoccia, la Nogus si emoziona. Sinceramente non un grande Spezia, stiamo ingranando, ho visto delle cose discrete per quello che abbiamo potuto vedere, perché il primo tempo praticamente l'ho visto sul cellulare su tra Sky e DAZN, il secondo siamo arrivati al pub, non so neanche se si sente bene l'audio qua, francamente, si da Cerse a mangiare una piada. E non c'è tanto da dire, lo Spezia è venuto. E Cordox comunque. Anche Cordox. Sei da mangiare. È venuto a San Siro cercando di fare una partita di contropiede, di contenimento. Cercato di replicare una partita contro l'altra squadra di Milano. Ha cercato di replicare, mi suggeriscono, una partita come contro l'altra squadra di Milano che non nominiamo. Vedo una squadra che sta entrando piano piano in condizione, benissimo Di Marco a sinistra, la difesa va bene, su YouTube... Si può bestemmiare? No, non puoi. Su YouTube non si può. Non puoi. E... Lukaku ha bisogno di tempo, però lo vedo rodato comunque abbastanza, come ha sempre fatto un gioco, nel gioco di squadra. Ha fatto l'assist peraltro per Lautaro Martinez, Lautaro lo vedo in grandissima condizione. Centrocampo ha girato abbastanza bene, direi, la difesa idem. Non c'è tanto da aggiungere, non so se vuole dire qualcosa Fagioli. Ah, me ne frega un cazzo, lo sai. Vabbè, questo lo sapevamo. Beppe, altro grande intervista. Cosa da dire, Beppe? Vedova di Sanchez. Vedova di Alexis Sanchez. Intanto anche il signor Dzeko che ha fatto l'assist. Il signor nonno Dzeko, che ha fatto l'assist per Correa, che stava anche scarabuzzando. È stato bravo a controllarla poi Dzeko e a trovarlo. E basta. Sinceramente uno dei video più corti del canale, probabilmente. Panì, grazie Adela. Mi spiace per Gossens quando è entrato, perché non ho fatto pochi minuti, ma sinceramente non so il motivo di questa sua condizione precaria. Non è che l'ho visto male, però comunque Di Marco a sinistra da, secondo me, da delle certezze. Probabilmente non potrà fare delle situazioni di livello contro magari squadre di vertice, però sicuramente ora come ora da più certezze di Gossens. Quindi è così. Visto uno screener aggressivo, uno screener che mi è piaciuto. Vedi, così vuol dire che sta dentro il progetto, non mi viene neanche da fare conto stasera, e quindi è così. Lo Spezia avrà fatto, quanti tiri ha fatto lo Spezia? Tra i 0 e i pochi, no dai, forse 2 tiri avrà fatti. Venerdì prossimo c'è la Lazio. Domani assistiamo alla partita degli altri, di quelli con la maglietta del Foggia, contro chi sono? No, domani o lunedì? Domani contro l'Atalanta, mi tocca anche di fare Gasperini. L'importante è che possiamo anche far vincere il Milan, perché deve vincere lo scudetto l'Inter. E niente, signore, dal Fabio vi saluto. Noi domani facciamo le pagelle, facciamo le cose un po' più approfondite. È sempre bello guardare le partite al pub, perché le guardi ma in realtà non le guardi mica, ci capisci quasi un cazzo. Salutiamo, vediamo se riesco, grandissimo Fagioli che tenta di fare il suo numero. Saluta, sei inquadrato. Ciao ragazzi, iscrivetevi, mi piace il calcio, vi saluto come sempre.